Di questo momento ne parlava 30 anni fa, no? Come se fosse un po' di fatto, come se avesse previsto un po' tutto quello che sta accadendo in questo momento, e di conseguenza abbiamo modo di comprendere le cause, il motivo per cui accade questo, tutto questo, e come fare per riuscire a gestire in maniera, diciamo, virtuosa, no? come fare a portare a nostro vantaggio tutto questo. Ricordiamoci che quando non siamo di fronte a un'esperienza, no? eh, l'esperienza non è mai positiva o negativa, l'esperienza è sempre neutra, il nostro approccio, la nostra, la nostra reazione, la nostra interazione consente che poi sia funzionale o disfunzionale alla nostra, alla nostra energia. Quindi questa realtà è una cosa veramente molto importante, così come è molto importante comprendere le cause di un disagio, le cause di un malessere. C'è un proverbio buddista che dice, se cerchi di curare una malattia senza conoscerne le cause, non farei altro che raggravarla». Quindi noi adesso parleremo di amore, cercheremo anche di comprendere come viene distrutta questa condizione di amore, ma soprattutto parleremo e cercheremo di chiarire cosa è realmente l'amore di cui parla la profezia di Celestino. Intanto noi andiamo a vedere mh, quello che loro ci stanno facendo no, in maniera reiterata a vari livelli. Allora, prima di tutto cercano di spostare... Tutta quella che è la nostra attenzione, il nostro focus. Se voi sapete che l'energia va dove si concentra l'attenzione e lo sanno anche loro, di conseguenza ci fanno vedere necessariamente un nemico, no? E un, e, una, e un amico, ok? E poi anche un giustiziere, funziona un po' in questa maniera, no? Il Salvatore quando noi eh, interpretiamo il mondo lo facciamo attraverso dei modelli senza rendercene conto questa è la mia grande fortuna la mia grande fortuna intendo quella di essere stato cresciuto, di essere nato, di essere stato educato in maniera assolutamente spontanea, diciamo sono un educatore so, sono un educatore di me stesso sono un autodidatta e purtroppo se ne vedono talvolta anche un po' i risultati diciamo, no? però questo mi ha consentito di non avere dei modelli prestampati perché non senza rendersene conto quando um, eh, interagiamo con un'esperienza, inseriamo il modello, diciamo, il paradigma che comunque ci fa collocare questa esperienza all'interno della nostra concezione. Se io trovo, per esempio, se io parlo, ve la faccio molto semplice così perché sembra complicata, però in realtà è molto semplice. Se io vedo un, un nemico, necessariamente il mio paradigma include anche l'amico. E, e questo amico è con qualcuno che mi viene ovviamente suggerito, lo vado a cercare, se però mi viene spiattellato lì, io lo colloco subito all'interno di questo mio paradigma dove avrò l'amico e il nemico. Però il paradigma a cui non siamo sottoposti, per effetto, per lo più, di quelle che sono le fiabe, quelle che sono le letture, e soprattutto didattiche. Plastiche, quelle che sono i film, eh, include il fatto che ci sia un amico, un nemico eh, e una vittima da salvare, no quello che spinge poi l'amico a essere particolarmente efferato, giustifica l'efferatezza nei confronti del nemico. Quindi, quando io vedo una vittima. Vado subito a collocare nel mio paradigma interpretativo anche il colpevole e anche, diciamo, l'innocente, no? anche il salvatore, se volete, questa cosa qui, no, e infatti, nei film noi osserviamo che c'è sempre questa cosa, no? Ci si vede sempre che comunque ci sono questa triade no? di figure che intervengono nella nostra vita. Quindi, noi senza rendercene conto, subiamo un condizionamento veramente molto importante. Adesso faccio un esempio, vogliono farci credere a tutti i costi che eh, l'Ucraina. La chiamo eh, l'Ucraina, la, 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 lucro, la, la lucro, no? La Lucraina sia amica a tutti, a tutti, a tutti gli effetti, e ovviamente l'Ucraina non, non è la nemica per quanto mi riguarda, ma sicuramente nemmeno l'amica, ecco, diciamo, è una cosa un po' più neutra, e sicuramente viene edulcorata al massimo, no? Quindi com'è che la viene edulcorata? Perché a volte si passa de, 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 veramente a dei livelli veramente paradossali, no? E a me a volte un po' offende mh, e dispiace tantissimo. you <laughs> Come riescono ad abbassare il livello no, di eh, convincimento con la facilità con cui lo fanno? Perché purtroppo loro sanno che si rivolgono a una massa di cretini, a una massa di persone che non pensa assolutamente, quindi che ne so io, e hanno detto: finalmente è arrivato. No, ragazzi, non, non sto facendo del sarcasmo, hanno, hanno detto veramente così. Vi dico le cose che veramente hanno detto: eh, finalmente è arrivata la prima nave di, di, con i grani ucraini. Così potremo finalmente avere la nostra. Nostra pasta e produrre la nostra pasta, ragazzi, ci rendiamo conto: quindi ci sono marchi di pasta che dicono che la pasta è al 100% italiana e festeggiano il fatto che l'Ucraina abbia concesso sia stato permesso che possano arrivare quindi questi grani ucraini no? per poter fare la pasta italiana, Uno, ma poi c'è anche un'altra, ovviamente, per quanto riguarda le temperature. Le temperature mi sono, come ho detto ieri nella puntata di ieri, no? mi sono un po' diciamo, interrogato sulle temperature, ma è veramente caldo, è veramente freddo perché tutta l'estate ha fatto un caldo incredibile. A Milano, tutti, tutti gli anni, eh, si scalda l'asfalto, <ride> vedi, vedi le impronte delle, delle macchine così, soprattutto nei marciapiedi, dal caldo che fa. Non è che l'ha fatto solo quest'anno, l'ha fatto anche negli altri anni. Quindi sono andato a vedere a confronto le medie di temperatura di tutta Italia. E quest'anno è stato più fresco dell'altro anno, a parte quello, la piovosità. La piovosità Quest'anno è stato più piovoso dell'altro anno, anche se effettivamente alcune regioni sono state più penalizzate, però vi parlo di una media nazionale. Quindi, c'è cioè questa cosa del caldo, ti dicono che c'è il caldo, c'è il caldo, c'è il caldo, e chiaramente c'è bisogno anche di sapere chi è il colpevole di questo caldo. Il colpevole di questo caldo sei tu col dito così sei tu sei tu che inquini ok e finalmente però arriva un po di eh, refrigerio no l'area allora un pochino più fresca in tutta italia era un po di, di refrigerio cosa titolava un articolo arriva l'articolo veramente non vi sto dicendo non vi sto dicendo una cosa vera l'ho anche postato l'articolo diceva finalmente l'aria fresca proveniente dall'Ucraina <ride> <ride> Qui siamo io, capite? capite Nell'immaginario dell'omini omini del Palmato, Rex anelante alla quarta dose, nel senso lui ha questa percezione che l'Ucraina sta salvando il mondo. Io faccio anche un piccolo inciso senza voler assolutamente parlare male dell'Ucraina, dell che non ho assolutamente alcun motivo, o amici ucraini, eccetera. Però voi sapete che tutti i nazisti, la maggior parte dei nazisti che sono scampati quando sono cambiati, poi voi sapete non vengono uccisi ma vengono esportati, espatriati, sono stati, sono stati messi praticamente, la maggior parte sono stati messi praticamente tutti in Ucraina. no? Quindi è stato un vivaio rispetto a questo. No? Era una situazione tutelata, protetta in pieno contrasto con quella che poi sarebbe stata la gestione russa per quanto riguarda il fatto di mantenere l'incolumità a questi soggetti. Quindi, noi vediamo anche, diciamo, come mentalità, come forma mentis. No? se vediamo in certi popoli, nei Filippini, vediamo una grandissima voglia di sorridere, di stare con le persone. Nei giapponesi, questo grande senso di rispetto. Nell'ucraino, mediamente, mediamente, vediamo una grandissima strafottenza da parte delle donne e da parte degli uomini. No, sono così. Ora, se noi si Dà anche l'agio la, no, di poter manifestare veramente quello che sono loro stessi. Lo sapete, hanno fatto un tentativo, no? hanno fatto un tentativo di prendere, di, di sostituire. I medici i medici, ragazzi, noi guardate, questa cosa finirà. Io ve lo dico: no? questa cosa finirà. Tutto questo, tutta una fine. Questa cosa è così grottesca che fi veramente finirà. Finirà. E quando già eh, la nostra Valeria ha messo un post in programmazione dove eh, ci ha ricordato, grazie Vale per questo: ci ha ricordato che due anni fa era obbligatoria la mascherina dalle 6 alle 18 capite? No, ci hanno fatto fare delle cose che sono veramente, veramente ai confini, ai confini della, della realtà. Ci hanno fatto fare delle cose veramente incredibili. Quando tutto questo finirà, noi vivremo questa condizione senza la condizione ipnotica che purtroppo certe persone eh, finiscono per considerare, finiscono per comunque di fatto includere nel loro scenario percettivo. E rideremo come dei pazzi, oppure ci dispiaceremo per il livello che siamo stati in grado di toccare. Comunque, di fatto, no, loro quindi creano questo scenario: questo scenario in cui c'è la vittima, c'è il carnefice, c'è il salvatore quindi noi includiamo nel nostro scenario questa triade di cose, l'Ucraina è la nazione amica assolutamente da difendere e da tutelare vediamo le figure, le figure di, questi, <coughs> di questi ucraini no? che si sentono anche legittimati ovviamente a essere ah vi dico dei medici, a essere strafottenti oltre ogni immaginazione perché chiaramente vengono viste con plauso ed effettivamente sono state anche accettate da Lomini di Palmati, Trivax Annelanti alla Quarta Dose con grandissimo entusiasmo è chiaro, però No, poi hanno cercato di inserirli, ecco, era questa la cosa paradossale, mi stavo dimenticando. Hanno cercato di sostituire no, i medici che sono stati sospesi, quindi dei veri medici, dei veri, veri, veramente dei veri medici, delle perle, no, li hanno tolti, hanno lasciato soltanto e, la, la mediocrità, no, i burocrati, praticamente, no, e ovviamente mancavano i medici. Hanno cercato di inserire i medici ucraini praticamente nelle strutture ospedaliere, no? considerate, eh, considerate anche cioè, il russo, non è una, una lingua latina. No? Parla spagnolo un po' ci si capisce, passa la stringas, si capisce un pochino no? il russo, eh? non si capisce un cazzo. Quindi c'era bisogno anche di interpreti, no? quindi doppio lavoro, un, un interprete che per tutto il tempo andava praticamente a tradurre quello che diceva Medico ucraino, ma non è stato possibile, perché erano semplicemente intrattabili. Perché la loro strafottenza loro considerano il fatto di poter esistere all'insieme ad un altro come il fatto di, so di doverlo sovraffare e si fermano soltanto quando c'è una persona più forte di loro. Questa è la loro mentalità. Possono essere laureati, non laureati, questa è la loro, loro formamentis E infatti l'ipotesi di sostituire i medici italiani con i medici non vaccinati ucraini è fallita per questa ragione. Perché sono delle persone che di fatto non potevano essere inserite. Pensate un po' quanto sono, quanto sono grotteschi. Questi, questi che stanno organizzando tutto questo? No? Pensate un pochino, perché ci si concentra sempre sulle cattive notizie, ma pensate un pochino quanti dietro zitti zitti hanno fatto. Vi ricordate quando c'era la, la propaganda, no? che molti youtuber inconsapevolmente hanno anche, hanno anche un po' diciamo sponsorizzato, no? quelli, buoni, eh? quelli buoni, perché a volte anche quelli buoni sono un po' stolti, no? quindi mettono in risalto delle cattive notizie così che si va vale a deteriorare la condizione di chi le va a sentire, le va a ascoltare. No? E la cattiva notizia era questa, iniziavano a uscire gli slogan con non possiederete nulla e starete felici, ok? Ora, voi sapete che questi, che questi qui no, eh, sono quattro gatti, va bene? Sono veramente quattro gatti e hanno il bene placido di persone che stanno molto molto bene, quindi si parla di grandi industriali. Quando i grandi industriali, iscritti anche loro all'interno di processi e considerazioni massoniche e obbedienze massoniche? Quando questi industriali hanno detto, scusa, non ho capito l'ultima parola, cosa hai detto? Non possiederò più nulla, ma sarò felice. No, no, ma a te sì, no, no, a parte, a parte io sì. Ma questo si parla di dinastie, quindi si parla, non è che i Benetton sono, sono c'è la famiglia Benetton che sta bene, ci sono dinastie che poi stanno bene. Quindi quella della dinastia interdipendente con i Benetton dice, scusa, ma eh, non ho capito cosa ha detto, che noi non avremo nulla e staremo bene. Ha detto questa cosa qui, no? Quindi questa cosa è scemata, sparita ok? Quindi, lui, do, ragazzi, voi dovete, mi raccomando, questa è una cosa veramente molto importante: avere la certezza e consapevolezza che loro, siccome cretini, si autodistruggeranno da soli. Sono serpenti che a un certo punto il serpente sapete cosa fanno? Il serpente quando morde narcotizza anche, no? Quindi non sente. Il serpente a un certo punto no? è lì, eh, sapete, non, non, ha, non ha un sistema ottico. Il serpente, e lì a un certo punto sente. sente Ciccia perché ha fame, si morde la coda, si narcotizza, non sente il dolore, si mangia da solo. Questa è la loro fine e l'esempio del serpente non è assolutamente casuale. Quindi state belli, sereni. Però loro hanno un trucco che io vi sto svelando, ve lo sto dicendo. Questo è un trucco che vi cambierà letteralmente la vita. Ve lo rifaccio. Questa cosa che vi sto dicendo è... Una cosa che vi cambierà letteralmente la vita. Vi faccio una domanda provocatoria. Volete che la vostra condizione di indigenza magari possa terminare in questo momento preciso e istantaneo? Benissimo, dovete fare come vi sto dicendo, come riprende la profezia di Celestino. Allora, loro. Questa è una cosa che comunque di fatto applico nel Transurfio, il Transurf ovviamente riconosce, di conseguenza. Ve ne parlo con cognizione di causa perché poi sono applicativi che io metto all'interno della mia vita. Loro sanno che quello che ci fanno credere per effetto di questi paradigmi di cui ho parlato prima, quello che ci fanno credere è che esista soltanto un mondo in cui loro sono egemonici. Esiste soltanto un mondo in cui comandano loro. Oh, come fai a vivere senza il governo? Tutte quelle persone che mi dicono vorrei vedere te se tu fossi licenziato, sono persone che inconsapevolmente stanno spalleggiando questo sistema. Tra l'altro, piccolo inciso, una cosa molto importante: mi devo ricordare di dire che sto parlando poi dei livelli di realtà e come ci precludono l'accesso a determinati livelli. Ecco, su questa cosa, magari poi ricordatemi nei commenti, se no vado, vado da un'altra parte. Quando mi dicano vorrei vedere te, quando, quando, se tu avessi perso il lavoro, io a queste persone sono costretto a dirgli: ora fa pochino verrà su Sonia e potrà confermarvelo, che io e Sonia siamo già stati sospesi tantissime volte. E ogni volta invece di andare a scrivere eh, nei post su Facebook, maledetti mi hanno sospeso, ci siamo rimboccati le maniche e ti abbiamo detto: Che figata, da qui ripartiamo. Siamo stati sospesi quando avevo un lavoro super sicuro. Io fatturavo 10.000 euro al mese eh, quando facevo il lavoro che facevo, anche se ovviamente era un lavoro orribile. Non è che ero uno sfigato che non sapeva cosa fare. Eh. Sonia lavorava in un importantissimo giornale di Milano. Abbiamo detto: Non si vuole più fare questa vita. Ci siamo autosospesi. Dieci anni fa precursori, senza saperlo, quanto è importante farsi guidare dalla vita. E prima sospensione, abbiamo passato momenti di indigenza, ma sempre con il sorriso, sempre con la fantasia, sempre con la voglia di esplorare questa vita, sempre con la voglia di guardare e anche la bellezza di guardare la vita, non dal punto di vista che stavamo occupando in quel momento, ma dal punto di vista della nostra eternità. Ci siamo sempre detti, stiamo facendo una meravigliosa esperienza. Sapete quante mattine mi alzavo la mattina, aprivo la finestra e dicevo Sonia, anche questa mattina nel paradiso? Terrestre, e ridevamo senza sapere in realtà come riuscire a pagare il mutuo, perché ancora eravamo il mutuo no? il mese successivo. Questo è stato l'atteggiamento predominante, da lì ci siamo strutturati, siamo partiti da sotto zero e ci siamo creati, abbiamo creato il nostro mondo, avevamo fatto tanti errori ma anche tante cose belle, il risultato finale è stato che siamo cresciuti tantissimo. Poi succede la pandemia, io dico, non, non le persone mi capiranno, le persone no, che sono sicuramente la maggior parte delle persone che stanno adesso ascoltando, sanno che certi, loro sono mosse da un qualcosa che gli viene dall'anima, non possono fare diversamente, piuttosto potrebbero morire, piuttosto che rinnegare quello che stanno facendo. il Contrario di quello che stanno facendo tutte queste persone che sono molto in vista, che invece di avere questo, questa energia che le, mo che le motiva e le, 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 le fa muovere, le fa agire, sono le occupate a fare un partito, no? quindi a, a integrarsi in contesti di sistema, ovviamente. No? Quindi voi tutti mi capite bene quando è successo, è successo questo monito dentro di voi, questa quest azione, questa grande energia, e ho iniziato a dire le mie cose. Resettato l'80-90% della clientela, con frasi, mi sono state rivolte delle frasi no, veramente vergognose, no, fra cui anche hai sulla coscienza tutti i morti di Bergamo ok E da lì siamo resettati e siamo ripartiti. Siamo ripartiti, parlo per me comunque perché comunque si tratta di una mia esperienza, anche se sono ovviamente era in parallelo, la faceva la sua e ne era coinvolta, però comunque di fatto parlo della mia esperienza, mi sembra più giusto. E, siamo, e ci siamo riorganizzati. E a un certo punto crea una struttura, un canale, fa tantissime visualizzazioni, fra i più visti d'Italia, milioni di visualizzazioni. Che improvvisamente viene. De de demonetizzato, mi vengono privati, quindi il, nella mia sospensione, altra sospensione mi vengono tolte 5.000 euro con cui portavo avanti lo staff perché già avevo iniziato a costruire uno staff e anche lì riparto da zero e da lì mi ricreo, dico benissimo vado in sala, c'è cioè, il lockdown, non c'è problemi se io dovessi vivere questa esistenza nel tentativo di ubbidire a loro potrei ammazzarmi già da adesso il disubbidiente per antonomasia non ubbidisce, <ride> non è un disubbidiente quelli che vi dicono di fare un partito e si vantano di essersi fatto un tampone di aver preso di aver preso un qualcosa che non si può isolare lo capite perfettamente che sono elementi di sistema quindi mi viene tolta la monetizzazione il canale però va avanti sempre più visualizzazioni cresce sempre di più nonostante lo showdown che stava iniziando a un certo punto da un giorno all'altro chiudono il canale ma non una settimana per finta come hanno fatto certi canali qui e rarissimi perché certi non vengono minimamente toccati viene chiuso un canale con 13 anni di storia, milioni di visualizzazioni, migliaia di contenuti all'istante, dice probabilmente mi viene scritto non sei d'accordo con la nostra decisione. Se vuoi fare una rimostranza, ti prego di scrivere qui. e Scrivi la rimostranza. Scrivo la rimostranza. Il motivo per cui non sono d'accordo mi viene risposto con un no reply. In no reply, praticamente, quando tu mandi la mail ti rispondono: subito, cioè, abbiamo respinto. <ride> Hai violato <ride> le norme della community, no? E abbiamo respinto altra sospensione se volete no? da lì mi sono rimboccato le maniche e siamo ripartiti, no? Molte persone hanno agito di questo, hanno detto ah non hai più le visualizzazioni di prima, non considerando che in realtà nel frattempo stavo costruendo un apparato per continuare ad avere le stesse visualizzazioni di prima e questo apparato mi è costato tantissimo in termini di impegno, in termini di energia capite cosa vi sto dicendo? Che tutto quello che mi hanno fatto mi ha sempre rinforzato perché non ho guardato la sciagura, ho guardato l'orizzonte questo è quello che bisogna fare in questo momento. Ora, ritornando, non mi sono dimenticato rispetto a quello che stanno cercando di farci loro, è questa cosa qui. Loro ti mettono in un contesto in cui tu credi che ci sia soltanto una linea di realtà dove loro comandano, quando in realtà le linee di realtà sono tantissime e alcune sono veramente, veramente virtuose, ma tantissimo virtuose, ma non sono così difficili da pensare o da sentire. Sono quelle linee che noi viviamo quando... Siamo nello stato in cui noi siamo innamorati. Metrix le dice cosa vuol dire essere l'eletto? Essere l'eletto è come essere innamorati. Siete mai stati innamorati una volta nella vita? Se siete stati innamorati, voi sapete che quando guardate là fuori cambia tutto, cambiano i colori, cambiano le percezioni. Quando cambia questa cosa, voi siete in una condizione in cui loro non possono fare nulla, non c'è interazione, non vi vedano. Io una volta avevo un amico che era particolarmente fascinoroso e quando si andava in discoteca tutte le sere trovavi qualcuno, ma lui era tranquillo. Lì venivano a rompere coglione e succedeva la rissa. Ho smesso di uscire con quest'amico. Non è più successo nulla. Vi posso garantire che lui non era l'artefice della rissa. Li venivano a rompere i coglioni, c'era un'energia. Lui muoveva un mondo che mi coinvolgeva anche a me, anche a noi, perché saremmo diversi. Quando lui non è più venuto, non è più successo. Il mondo è esperienze di realtà, sono piani di esperienze di realtà. Quando noi odiamo, quando noi ci stiamo impaurendo, quindi abbiamo paura, quando noi pensiamo, a non, non perdiamo la consapevolezza di noi stessi, noi occupiamo un piano che di fatto è devastante, loro sono in quel piano. Quando ti fanno preoccupare perché ti dicono delle cose preoccupanti, ti mettono nel loro piano, li comandano loro. Noi dobbiamo imparare a essere delle persone innamorate, quindi quando una persona si innamora, cosa prova? Prova semplicemente un'emozione importante di ricongiungimento con quello che sta osservando, con quello con cui sta interagendo. Questa condizione è una condizione che fissa. Uno stato in cui loro non possono esserci. Per questa ragione è determinante mantenere questa condizione. Se io vado a sentire cosa dice Brunetta e vado a prendere che lui vorrebbe metterti qualcosa nel naso con forza, è ovvio che io vengo poi sopraffatto da un livore. Ma se io invece guardo un fiore che cresce, non è che mi sto distraendo nei confronti di quello che potrebbero farmi gli altri. Io mi sto concentrando e sto facendo vivere un mio mondo, una mia sfera, una mia bolla dove loro non ci sono. Questa è una cosa che le persone, che veramente gli stolti, gli stupidi, non potranno mai capire. Per questa ragione si arrabbiano quando gliela dico. Perché non gli sto dicendo il principio, gli sto dicendo quanto sono cretini. E questo è fonte della loro rabbia. Queste persone pensano di riuscire a cambiare il loro modo, di poter cambiare, che ne so, ottica del mondo, nel caso in cui volessero provarci, mantenendo la loro indole. Quando una persona si innamora, porta tutta la sua indole verso quello che vuole far sì che sia un cambiamento. È il personaggio che cambia tutto, una persona che decide di cambiare scenario, non lo fa tenendo comunque un livore nei confronti di chi le ha procurato un disagio, semplicemente stacca, pratica l'effetto tunnel, se non lo conoscete, è quello di prendere atto della condizione in cui siamo, facciamo un passo a tergo e diciamo adesso sono un uomo libero, vivo in un paradiso terrestre. Quando io parlo dell'esperienza della mia vita perché qualcuno incauto, anche perché molte persone in realtà leggono soltanto il titolo delle mie live, no? non vanno a capire i contenuti perché non ce la possono fare, mi dicono: Vorrei vedere te, però, se eh, vorrei vedere te, se quando in realtà la mia vita è la dimostrazione che io ho violato tutte le regole, ho violato tutte le regole che mi hanno imposto dal coprifuoco in, in poi. Tutto, non mi è mai successo nulla, ma non una multa, non ho nemmeno mai incontrato la polizia. Questa è la ragione che avvalla e mette in evidenza che esistano tanti, eh, eh, che esistano tanti, metti questa domanda, mi frega come applicare il TASF per dimagrire, metti questa domanda, eh, che noi possiamo collocarci in un piano di realtà in cui semplicemente loro non ci sono. In Matrix quando gli dice, gli parla dell'eletto a Neon, gli chiede ma quindi vuol dire che l'eletto potrà schivare i proiettili e Morpheus gli dice no, vuol dire che non ce ne sarà bisogno. Questo è un principio determinante, è fra le cose più potenti che si trovano nel film Matrix, è questa la cosa più potente che ve la rifaccio quando gli chiede se l'eletto è in grado di poter schivare i proiettili, Morpheus gli dice no, non ce ne sarà bisogno di schivarli, perché non ci saranno proiettili. Dove sarai tu non ci sarà la necessità di schivare proiettili. E l'altra cosa potente è quella di quando c'è quel bambino asiatico, no, che fa, volare, non mi ricordo, un cucchi... no, fa piegare un cucchiaino, ci prova anche Neon, quando sta per andare dall'oracolo, ci prova anche Neon e non le riesce. E il ragazzino gli spiega una cosa, dice: Ricordati, tu vedi il cucchiaino, ma sei tu il cucchiaino? La sostanza, la natura. Ancora l'esempio della penna. La sostanza, la natura di questo cucchiaino, no? Gliela dai tu. Quello che ti restituisce la percezione di questo cucchiaino è quello che sei tu. Se sei buono, è buono. Se sei cattivo, è cattivo. Il cucchiaino sei tu. Devi imparare a pensare che sei tu il cucchiaino. Quindi non devi piegare il cucchiaino che è una tua proiezione, devi piegare te stesso, ti devi piegare. Allora lì vedrai il cucchiaino piegarsi. Volete un bel mondo? Diventate belli, fate delle cose belle per le persone che sono all'interno del mondo. La ragione per cui faccio molta beneficenza a tutti i livelli, non soltanto economica, a tutti i livelli, è perché ho, una, ho un tornaconto, sono assolutamente motivato in questo. Ho un tornaconto in via immediata. Quando tu fai delle cose belle, ti ritornano delle cose belle. E se qualcuno dice vorrei vedere te, io purtroppo per loro ho la storia della mia vita a dimostrazione. La mia vita non è perfetta, la mia vita è felice. Capite cos'è importante e quanto è importante questo quinto capitolo della profezia di Celestino? Quando dice che quando noi impareremo a instaurare una condizione d'amore dentro la nostra vita loro saranno tagliati fuori non ci sarà bisogno di combatterli non ci sarà bisogno di schivare i proiettili semplicemente non ce ne sarà bisogno perché non ci saranno i proiettili questo che vi sto dicendo è la storia della mia vita io non so quante persone possono parlare così No? perché si parla sempre no? si, si, idealmente no? perché allora perché la fisica quantistica dice la vita è importante tu quando trasferisci un principio lo devi rendere vivo lo devi vivere lo manifesti la tua esperienza è quello che poi dà vita al principio non il principio spesso quando si viene a contatto con elementi principi di fisica anche principi fondamentali di fisica quantistica rimaniamo basiti oppure attiviamo quel nostro processo, processo di intrattenimento che ci fa sembrare di vivere un qualcosa di virtuoso, di aver capito qualcosa, quando in realtà è tutto ancora no? nella sfera dell'immaginifico, cioè quella sfera in cui tu sembra, tu hai la percezione che stai facendo qualcosa di efficace, mentre stai solo sognando.